l'ascolto, la lettura e soprattutto la volontà e la capacità di trovare punti in comune e non punti contro. Questo è mancato, perché dalle premesse e in parte anche nelle impegnative mi sarei aspettato un dibattito costruttivo, un dibattito serio, mi sarei aspettato degli emendamenti, mi sarei aspettato una discussione difficile, ma una discussione che comunque portava a un valore di confronto. Quello che è mancato questa sera e che mancherà questa sera è il confronto, perché noi ci troveremo a votare due documenti che nella sostanza poi alla fine affermano gli stessi valori, ma con delle strumentalizzazioni politiche. E chi ha dimostrato questa sera di voler strumentalizzare la questione non siamo stati noi, ma siete stati voi, presentando un documento completamente, presentandolo come emendamento, completamente contrario a quello che era, non completamente contrario, ma profondamente lesivo anche della dignità di un consigliere comunale che presenta un atto. Perché se io vado a leggere, sottolineata la gravità dei comportamenti di talune formazioni politiche del nostro paese, che a fronte di una volgare difesa dei simboli, l'ha detto prima il mio capogruppo e ne condivido in pieno le parole, se da una parte si sente l'intervento del consigliere Mostardini, che dice che queste parole non erano riferite al PDL, ma dopo si sente l'intervento di Pampaloni, che sottolinea che la Lega è un alleato del governo e che quindi queste parole sono dirette anche al PDL. Vorrei capire e sapere se veramente questa non è vissuta come strumentalizzazione politica, anche perché su questo tema la Lega non ha fatto altro che andare incontro a quello che era il sentimento della gente, cosa che noi primi noi del PDL in tutta Italia stiamo sottovalutando e che state sottovalutando anche voi. Perché, caro Gaccione, al nord Italia, l'operaio non è più rappresentato dal tuo partito, ma è rappresentato dalla Lega, e questo dovrebbe imporre una riflessione da questo punto di vista, perché magari la Lega interpreta dei sentimenti che nessuno in politica oggi sta interpretando. Quindi vorrei sottolineare che se anche dal mio punto di vista molto spesso c'è la totale contrarietà anche con un alleato di governo, il rispetto nei confronti e la buona fede nei confronti della buona volontà delle persone, non da cristiano, perché non mi posso, cioè mi posso definire cattolico ma poco praticante e non ho nessuna paura a ammetterlo, la prima facoltà che sento come valore laico trasmesso dai valori cattolici è la capacità di ascoltare e soprattutto la capacità di trovare una sintesi e non di dividersi per strumentalizzare in modo bieco una realtà. Questo è quello che ho visto fare questa sera, perché la volontà, leggiti quell'ordinanza, leggitela prima di dire Natale dei Bianchi, leggitela da retta a me, non dire White Christmas, leggi quello che dice l'ordinanza. Leggi quello che dice l'ordinanza prima di dirla, perché altrimenti anche qui, come in questa occasione, si strumentalizza, si cerca il nemico da combattere senza sapere chi è il nemico, senza ascoltare quello che l'avversario, non il nemico, ha da dire in questa occasione. Quindi Presidente, concludo dicendo che io vengo da una famiglia, dalla parte di mia madre, purtroppo non empolese ma fucecchiese, in cui, per l'amor di Dio, purtroppo ognuno ha le sue pecche, si fa per ridere, in cui mio nonno ha consegnato l'unità per circa 30 anni alle porte dei cittadini di Fucecchio. Era una persona profondamente comunista, ma riusciva a tollerare che in casa propria, sopra il proprio letto, ci fosse l'immagine della Madonna, ci fosse il crocifisso in casa. Io sogno una società in cui si sia capace di tollerare veramente, ma non tollerare perdendo parti di sé, perché questo è ingiusto. Sogno una società in cui tollerare significa accettare valori condivisi, premiare quelli che sono i comportamenti di incontro e non di scontro,
E questa sera, purtroppo, con notevole delusione, devo dire che i punti messi su un foglio di carta e l'atteggiamento, soprattutto, non i punti, perché sotto certi punti di vista il documento è anche condivisibile, su altri si legge profondamente la volontà di dividersi e di strumentalizzare questa situazione. Mi sarei aspettato un atteggiamento più costruttivo, soprattutto perché la volontà di strumentalizzare questa questione, te caro Caccione che dici che tutti i giorni sono sul giornale, ti sfido a trovare un comunicato stampa che presentava questa iniziativa. Non c'è. Quindi il PDL non voleva strumentalizzare questa situazione, perché altrimenti avrebbe presentato un bel comunicato stampa, come hanno fatto tutti i gruppi consigliari della provincia e anche delle province di Pisa e anche molto più lontano, e avrebbe buttato sui giornali la questione. La mozione, non altre posizioni personali, la mozione è nata con l'intento di sottolineare la necessità in questo momento di riaffermare diritti e di riaffermare che è il primo passo sbagliato quello di una Corte europea che riconosce il diritto a una cittadina di essere risarcita perché è offesa da un simbolo religioso. Il primo atto di intolleranza verso un simbolo religioso è il primo passo verso una società che non comprende il vero valore della tolleranza e che con il primo passo si pone in una situazione di non poter e di non saper comprendere e condividere dei valori comuni. Grazie. Grazie consigliere Biuzzi. Grazie Presidente. Allora, io qui ho sentito parlare di tolleranza, di mancanza di tolleranza. Allora, a me sembra che la vostra mozione sia assolutamente strumentale e non utile per niente. Allora, una mozione che parte da una tendenza, no, anche a livello nazionale, di cavalcare un discorso fatto dalla Corte europea, mi risulta strano che venga da una coalizione dove appunto si fanno le ronde perché non si vuole gli extracomunitari, si fanno le ronde perché si crea una campagna di totale odio e di diffidenza nei confronti degli immigrati, e poi voi venite come coalizione a difendere un simbolo che è totalmente estraneo al vostro modo di operare. Perché da un lato voi difendete il crocifisso, voi difendete Cristo, venendo anche in consiglio comunale con de crocifissa il collo grossi così, da quell'altro voi appoggiate o quantomeno avvallate un tipo di politica che praticamente genera odio e diffidenza. Per cui questo documento che noi abbiamo prodotto è, credo, il frutto di un totale scostamento di noi come gruppo PD da un atteggiamento fazioso e capzioso vostro, che da una parte predicate la difesa di chissà quali valori cristiani e da quell'altra siete totalmente e diametralmente lontani mille miglia dai valori cristiani che affermate. Forse è proprio qui il senso della strumentalizzazione, perché io posso capire la posizione del consigliere Gracci, che credo non condivida a livello anche politico la totale campagna di odio che certi membri della vostra coalizione stanno portando avanti, però assolutamente non posso credere che voi siate in buona fede quando parlate di difesa di chissà quali valori. I valori cristiani sono valori di accettazione, valori di fratellanza, cosa
che voi nelle vostre azioni non portate assolutamente avanti. Quindi perché difendete un simbolo che non vi corrisponde per quanto riguarda i valori, se non per meri motivi strumentali? Quindi io credo che questo...